Benvenuti su Niente Paura, il podcast dove scoprire come affrontare le vostre paure e migliorare la vostra vita, grazie alla psicologia. Io sono Arco Penovi, psicologo e psicoterapeuta, e vi accompagnerò in questo viaggio verso la scoperta di noi stessi. Per cui, niente paura. Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del podcast di Niente Paura. Oggi tratteremo di come alcune persone sembra che riescano a leggere nella mente e di come questa abilità non abbia nulla a che fare con la magia, ma, al contrario, è alla portata di tutti. Scopriamola insieme! L'argomento del giorno. La forza delle nostre convinzioni è incredibile. Come abbiamo già avuto modo di scoprire nella puntata relativa all'effetto placebo e all'effetto nocebo. Ma ancora non abbiamo visto quanto questa forza possa essere ritorta contro di noi a causa dell'effetto Forer, dal nome del suo scopritore. Bertram Forer era uno psicologo e professore universitario che nel 1948 ideò un esperimento molto singolare. Il suo scopo era quello di valutare la validità delle procedure diagnostiche dei test di personalità. Ma, mentre andava avanti con i suoi studi, scoprì che le persone tendevano a riconoscersi con qualunque descrizione veniva fornita loro, per il solo fatto che gli era stata fornita una descrizione. Ovviamente questo era un problema, perché le persone, riconoscendosi in qualunque descrizione venisse loro offerta, tendevano a confermare la valutazione fornita, rendendo di conseguenza ingannevoli tutti i risultati dei test. L'altro grande problema di questo effetto era il fatto che le persone tendevano a trovare conferme anche in descrizioni fornite da enti non scientifici, come per esempio gli oroscopi, o la lettura della mano ad opera di chiromanti. Questo effetto era presente perfino in ambito accademico, in quanto notò che gli studenti che si preparavano all'esame di psicopatologia erano convinti, dopo numerose letture, di avere tutti i disturbi psichici contemplati nel manuale. Per dimostrare che questo effetto esistesse, Forer chiese ai suoi studenti di compilare il Diagnostic Interest Blank, un piccolo questionario consistente in una serie di hobby e aspirazioni personali. Dopo che gli studenti ebbero terminato il questionario, il professore valutò i risultati ottenuti, fornendo in risposta agli studenti un breve responso, molto vario e generico. Questo responso era in realtà identico per tutti gli studenti, indipendentemente da ciò che essi avevano riportato nel questionario. Il responso uguale per tutti gli studenti era il seguente: hai un grande bisogno di piacere e di essere ammirato dagli altri. Mostri la tendenza a criticare te stesso. Hai una grande quantità di doti non utilizzate, che non hai saputo sfruttare a tuo vantaggio. Quando avverti qualche debolezza, sei facilmente in grado di compensarla. La tua maturazione sessuale ha presentato criticità. Disciplinato e controllato al di fuori, tendi ad essere internamente insicuro e preoccupato. A volte hai seri dubbi e ti chiedi se tu stia prendendo la decisione corretta o stia facendo la cosa giusta. Quando sei cerchiato da restrizioni e limiti, ti senti insoddisfatto. Preferisci il cambiamento e la complessità. Ti vanti di avere delle idee tue e non accetti affermazioni altrui se non sorrette da prove soddisfacenti. Ti sei trovato ad essere imprudente, parlando di te in modo troppo aperto con gli altri. A volte sei estroverso, affabile, socievole, mentre altre volte sei introverso, diffidente e riservato. Alcune delle tue aspirazioni tendono ad essere irrealistiche. La sicurezza è uno dei tuoi obiettivi di vita. Vi siete ritrovati anche voi nella descrizione? In effetti è così generica che, non sapendo dell'esperimento, è facile ritenere che molti di questi aspetti facciano parte della nostra personalità. Prima di consegnare questo falso responso agli studenti, il professore chiese loro di mantenere il riservo sui risultati ottenuti e di valutare, con un punteggio da 0 a 5 per ogni descrizione, quanto questa valutazione fosse accurata, scrivendo il risultato della stessa, ed eventuali altri commenti, sulla busta contenente il responso, ottenendo per queste descrizioni una media di 4,26 su 5,
ovvero un'accuratezza dell'85,2%, veramente molto alta. Uno ad uno gli studenti dissero ad alta voce quali fossero le loro impressioni sul test e quanto fosse accurata la valutazione. Poi il professore chiese loro di confrontarsi sui risponsi ottenuti e fu quindi svelato a tutti l'esperimento che si era appena concluso. Perché è importante? L'effetto Forer, a mio avviso, dovrebbe essere insegnato in tutte le scuole, perfino nelle scuole elementari, perché sapere della sua esistenza ci permetterebbe di riconoscere imbroglioni e chiromanti e ci metterebbe al sicuro nei loro inganni, volti solo ad ottenere i nostri soldi e la nostra fiducia. Coloro che sembrano essere in grado di leggere nella nostra mente, infatti, spesso forniscono elementi talmente generici da poter essere riconosciuti come propri della maggior parte delle persone. E a quel punto sono le stesse persone a parlare spontaneamente con il truffatore, fornendogli dati sempre più precisi e alimentando così la convinzione che il mago sia effettivamente in grado di leggere la mente. I consigli dello psicologo. Il mio primo consiglio è quello di diffidare da tutti coloro che cercano di spacciarsi come detentori di particolari poteri o abilità, perché potrebbero cercare di sfruttare il vostro dolore e la vostra ricerca di una soluzione ad un problema contro voi stessi. Problemi di coppia, attacchi di panico, bassa autostima, solo per fare degli esempi, sono tutti problemi che possono essere risolti facilmente, a patto di investire le proprie energie per ridurre le nostre rigidità e diventare persone migliori. Questo risultato non può certo essere ottenuto con il sale dell'Himalaya o con altre sostanze magiche, che un truffatore può proporci avendo guadagnato la nostra fiducia grazie all'effetto Forer. Il secondo consiglio è quello di visitare il sito del CICAP, www.cicap.org. Il CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, è un'associazione di promozione sociale, scientifica ed educativa, che promuove un'indagine scientifica critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell'insolito, con l'obiettivo di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico. Leggendo i vari articoli presenti, vedendo i loro video su YouTube e seguendo questa associazione, potreste scoprire che molte cose che possono apparire magiche o inspiegabili hanno invece delle spiegazioni molto semplici e concrete. Per cui diffidare sempre di chi vuole apparire come dotato di capacità fuori dall'ordinario. Saluti e anticipazioni. Eccoci arrivati alla fine di questa puntata. Che cosa ne pensate di questo episodio? Vi siete mai imbattuti in qualcuno che sembrasse riuscire a leggervi nella mente? Conoscete qualcuno che potrebbe essere rimasto suggestionato a causa dell'effetto Forer? Per farmi sapere, vi invito ad iscrivervi al gruppo Telegram di Niente Paura, dove potrete far sentire la vostra preziosa opinione, grazie alla quale questo podcast migliorerà sempre di più. Vi invito anche a condividere questa puntata con le persone che conoscete e che sono interessate alla psicologia, alla crescita personale e che tendono a credere a maghi e a chiromanti. Se vi piace l'uso delle email, vi invito anche ad iscrivervi alla newsletter di Niente Paura, in modo da non perdervi nessuna nuova uscita e poter riscattare il vostro regalo gratuito. Il rilassamento di Jacobson, un audio guidato per il rilassamento rapido della durata di 15 minuti, utile per affrontare l'ansia, i pensieri negativi e lo stress. Se invece vi fa piacere, sarei felicissimo se voleste lasciarmi una recensione su iTunes, seguirmi su Spotify, Amazon Music, Google Podcast o da qualunque altra piattaforma mi stiate ascoltando, per aiutarmi a crescere e a migliorare sempre di più. Se invece avete visto questo podcast in formato video tramite YouTube, Facebook o altro, vi chiedo comunque la cortesia, se potete, di lasciarmi una recensione su iTunes. Lasciarmi una recensione è facile, ma se non sapete come fare, trovate un link in descrizione che vi spiega passo passo come fare in modo semplice e veloce. Prima di salutarci, vi invito ad andare sul sito ufficiale niente-paura.it, dove potrete approfondire la vostra esperienza, scoprire di più su di me, sugli studi dove lavoro, sulle sedute tramite videoconsulenza per tutta Italia e per gli italiani all'estero, oltre ad altro ancora. Il prossimo episodio di Niente Paura uscirà tra una settimana esatta. Ma ora vorrei chiedervi una cosa: come si può imparare a dire di no? Lo scopriremo nella prossima puntata. A presto!